pista all-weather, si passa adesso alla pista in ostacoli, solo una volta nel pomeriggio, con i cavalli di 4 anni, in quello che possiamo considerare una sorta di sfollamento del criterium d'inverno di ben altro conio in programma domenica prossima, ma sono comunque dei 4 anni discreti che si danno battaglia. In vantaggio si porta adesso il portacolori di Paolo Favero Kraus, il numero 8, che ha al suo esterno il portacolore della Nord-Ovest Salar Jamal. Terza posizione per Akil Dausen, che ha ai fianchi Rios Carnival. Poi Turchese, che sopravanza Lizard King, e poi ancora a chiudere Alimonti e Queen Chip. Si va via bene su questo ostacolo, sempre col gruppo capeggiato da Kraus, mentre sta avanzando Akil Dausen, e all'esterno di Akil Dausen salta un attimo prima di lui il numero 3 Salar Jamal, che adesso sullo slancio e evidentemente a suo agio sul terreno pesante va quasi a pungolare il pacemaker della corsa Kraus. In fase di avanzamento e di ricerca di posizione buona anche Rio Carnival, in questo momento quarto, terzo, terzo, quarto, con all'interno sempre Akil Dausen. Movimento anche da parte di Alimonti, che per linee esterne si sta proponendo in linea con i primi, e poi c'è anche Turchese attaccato a Rio Carnival in questo momento. Forse c'è adesso un tentativo di movimento di Akil Dausen che si è portato ai fianchi di Kraus, lo sfida all'interno, mentre Rios Carnival e Salar Jamal formano un'altra pariglia. La terza pariglia è Lizard King con Alimonti e Turchese attaccato, poi Queen Chip. E tutto può succedere ancora, perché il gruppo è abbastanza raccolto, sono andati di buona lena, quindi una buona natura quella sostenuta. Prende adesso un po' decisamente prima della diagonale ascendente le redini in mano della situazione Akil Dausen, allora non si deve fare sorprendere, e certamente non lo si farà, Rio Carnival, che si va a porre sulle sue tracce. Grave difficoltà invece per Turchese, in pancia al gruppo, sotto sollecitazione, non viene avanti. Akil Dausen, Rio Carnival, Kraus, Alimonti, Salar Jamal e Turchese, ma rema molto Turchese, però rema, ma pochino si sta facendo sotto. Akil Dausen, sotto legno in questo momento Rio Carnival, sotto legno Rio Carnival. Akil Dausen affronta la curva conclusiva in leggero vantaggio, qui il pericolo si chiama Alimonti. Il pericolo si chiama Alimonti, perché Rios Carnival sta per alzare forse bandiera bianca. Guardate Turchese che dai, dai e dai e dai, cavallo difficilissimo, cavallo difficilissimo, però è lì che si gioca la partita, sembrava andato, è lì che si gioca la partita, salta, è proprio verde ancora come cavallo, Alimonti salta prima di lui, Turchese ha perduto qualcosa su quel salto, insomma chiude comunque al secondo posto, più che da inaugurate, splendida prestazione di Turchese che vince, terzo posto per Akin.